like I'm not so tired. I just feel the pressure of that thing that I have in mind. I wanted peace, I wanted to be fine. I wonder why I can't adjust it for one. I really wanna see what it looks like to have a moment I knew that I would be mine. When the windows are all closed, like a picture of a time, when the future is a hole you're looking for. Save me from everything, tell me where to find my way. I'm just looking for something I can make in another day. 'Cause I'm falling down. Allora, Vincenzo, ragazzi, hai giocato molto bene, hai fatto le più belle parate, però purtroppo volete restare a vedere un po' di calcio, aspettate. Lo so, spero che la prossima che vedo i miglioramenti. A me la seconda sconfitta mi pesa troppo, perché non, cioè, cerco di fare sempre del mio meglio, però non siamo più cattivi sotto porta. Certo, oggi abbiamo visto la settimana scorsa avete giocato bene quanto meno il primo tempo, oggi invece la partita in generale è stata... Sì, i miei compagni si sono svegliati sempre negli ultimi minuti e sono riusciti a trovare i loro contributi quando non me lo aspettavo, quindi come squadra secondo me è buono, solo che noi dobbiamo essere sempre più aggressivi, dobbiamo attaccare sempre appena c'è il calcio d'inizio. Va bene Vincenzo, ti ringrazio e ci vediamo la settimana prossima. Salvo Benfante, benvenuto, oggi sei all'esordio in questo torneo, esordio con una bella vittoria, hai giocato discretamente bene, hai fatto il primo gol, credo. Sì, diciamo che la cosa positiva è stata sbloccarla la partita. Sì, la partita è stata, diciamo, non difficilissima, forse ve la siete complicata un po' da soli. Sì, in effetti nel secondo tempo siamo un po' calati, ma c'è da dire che la giovane età degli avversari agevola un ritorno, visto la nostra età che non è del tutto, certo, non siamo proprio dei sempreverdi, ecco.
siete sicuramente sopra i 30, allora la differenza vostra avevano almeno 3-4 ragazzi di 22 anni, però diciamo che questa differenza non si è vista. Voi avete corso molto di più, secondo me siete stati più ordinati e avevate proprio voglia di vincere. Sì, effettivamente sì, abbiamo giocato proprio da squadra, quadrati, abbiamo fatto un sacco di passaggi coordinati e tutto, alla fine siamo riusciti a sbloccarla e a mantenere il risultato, anzi a incrementare i nostri gol. Salvo, settimana prossima ci sarà la terza partita, spero tu ci sarai. Sì, sicuramente, la prima ero un po' ammalato, però la terza ci sarà sicuramente. Va bene, allora settimana prossima, grazie. Grazie, grazie. You're
siamo qui con Beppe Fiore, giocatore di Bellarredo, oggi prima partita, purtroppo una sconfitta. E abbiamo visto però una squadra ben organizzata, comunque tecnicamente molto forte, soltanto in difesa forse un po' da rivedere. Allora abbiamo giocato contro una squadra abbastanza compatta dietro, si difendevano infatti con tre difensori e facevamo fatica comunque a sfondare la loro difesa. C'è da dire che comunque noi non tanto ci conoscevamo in quanto è la prima partita che giochiamo insieme, però sicuramente ci riuniremo extra torneo e riusciremo comunque a capire il gioco da fare. Ecco, comunque abbiamo visto una squadra veramente buona, con questi due elementi come Riccardo Leone, forti veramente. Penso che comunque le prospettive siano più che positive per questa squadra, no? La squadra a livello individuale è abbastanza incisiva, quanto ci sono comunque elementi di spicco come Riccardo, c'è Alessandro comunque ha tanta qualità a centrocampo, lo stesso Carlo, comunque siamo a livello individuale bei giocatori. Dobbiamo, come già detto, cercare di capire il gioco da fare e cercare proprio di fare questo. Va bene, ti auguro un buon campionato e ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie Peppe. Grazie. Maurizio Zì, seconda partita, seconda vittoria, oggi il tuo esordio, tra l'altro è pure segnato, complimenti. Raccontami questa partita. Una squadra forte, compatta, sanno giocare, si sanno trovare e questo tutto il gruppo sicuramente merita un elogio perché nei momenti difficili sanno uscire bene alla grande. Sì, sicuramente abbiamo visto gli avversari comunque tecnicamente forse anche un poco più rapidi di voi. Nonostante questo il risultato comunque a vostro favore, anzi anche largamente perché è finita 12-6, quindi comunque li avete arginati a dovere. Ricordiamo, sottolineiamo la tripletta di Rigano, seconda partita, seconda tripletta, come difensore non c'è male. È più forte sull'attacco, in difesa ha lasciato molti spazi vuoti, però può migliorare sicuramente. Sicuramente migliorerà allora. E invece che mi dici di Travaia? Il bomber, l'abbiamo trovato, l'abbiamo cercato. È un bomber. Avete lasciato Di Marco e avete trovato in Travaglia quest'anno, quindi. Di Marco resta nel cuore, in Travaglia resta in campo. Va bene, ringraziamo Urzì e alla prossima. Try.
Salve a tutti, siamo con Mauro Giunta. Mauro, prima partita per voi, sconfitta. Risultato ampiamente largo, brutta prestazione della difesa, del centrocampo e ahimè anche dell'attacco. Purtroppo sì. Benissimo, molto... tu la tua prestazione come la giudichi? Diciamo che è la prima volta che giocavo con questi ragazzi, perciò dobbiamo più che altro affiatarci fra di noi. Perciò penso che le prossime partite miglioreremo e dovremmo curare di più l'aspetto soprattutto difensivo, e nell'uscire la palla dobbiamo essere più veloci. Allora vabbè, vi auguro sicuramente una vittoria alla prossima partita. Carlo Miceli, Greenhouse, seconda partita, seconda vittoria, abbiamo cominciato alla grande. Tra l'altro 10 gol la prima giornata, 10 gol la seconda. Mi stai trovando molto bene in questo campo nuovo, quanto pare. Sì, questo campo ci aiuta perché noi siamo abituati comunque a giocare molto larghi. Diciamo, ci stiamo trovando molto bene in questo campo. Alla fine due vittorie, un sacco di gol. Ci può stare, dai, se iniziate alla grande. Tu stesso già hai fatto, credo, 4 gol in 2 partite, la settimana scorsa 3, oggi 1. Stai giocando molto avanti, anzi, in genere giocare più in difesa. Sì. Quindi ti vedremo in questo ruolo, in questo torneo? Ma a fasi alterne, credo, non sempre. Alla fine all'attacco ci provo, ci cimentiamo anche in altre posizioni, ma il mio ruolo è quello del difensore. Obiettivo per questo campionato? Vincere, come sempre. Te lo auguro. Grazie. 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 Tomorrow.